dare la possibilità ai disabili di uscire dalle loro case e praticare l'attività sportiva. Questo è uno degli obiettivi della FISPIC, la Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, che ha scelto di riunirsi in Abruzzo per svolgere il Consiglio federale e illustrare le novità della stagione agonistica 2020-2021. Occasione questa anche per promuovere ancora una volta la pratica sportiva tra gli ipovedenti e non vedenti. Ma sicuramente è un piacere quello di essere qui in Abruzzo e aver portato il Consiglio federale qui, diciamo, per la prima volta in questo riavvio del quadriennio, e soprattutto perché abbiamo piacere di poter onorare la struttura che ci ospita sempre con le nostre attività e inoltre la partnership che c'è con Aran Cucine. Sicuramente è stata una fase molto difficile, molto complicata per tutti, ma soprattutto per tutti gli sportivi d'Italia e del mondo, e finalmente con delle linee guida ben precise siamo riusciti a fare attività, siamo riusciti anche nel 2021, nella parte iniziale del 2021, di fare attività, e adesso si spera che possiamo tornare alla normalità. Beh, sicuramente lo sport è inclusione, lo sport è socializzazione, è importante far capire ai ragazzi, ma ancora di più ai genitori, che gli sport, qualsiasi sport, anche il mio, il judo, che viene visto spesso un'arte marziale, quindi ti fai male, quindi può succedere di tutto, non è assolutamente così, perché sì, gli infortuni è vero, possono capitare, ma quelli capitano in qualsiasi sport, anche per dire nel calcio. È importante comunque che loro escano dalla loro comfort zone, perché lo sport aiuta anche a costruire il proprio carattere, ecco, a muoversi meglio nella società. In questo caso possiamo coniugare quella che da sempre è la nostra passione, anche, diciamo, un'attenzione alle problematiche sociali, e quindi un supporto a questi atleti che porteranno alta la bandiera italiana alle prossime Paralimpiadi.